Siamo in compagnia del primo cittadino Giuseppe Scorza, sindaco. Il premio, finalmente la giornata, il rush finale di questo premio, Orgoglio Castellese. Una bella iniziativa che abbiamo inteso mettere in campo per riconoscere ai nostri figli che hanno conferito lustro, merito e riconoscibilità del nostro paese al di fuori del nostro perimetro cittadino, il giusto riconoscimento che la comunità intende loro conferire. 9 maggio perché coincide con la circostanza in cui un nostro caro illustre concittadino, il cavaliere Luigi Peduto, fu ricevuto dalle autorità ucraine con i massimi onori e diede in quella circostanza risalto alla nostra terra. In occasione e in memoria e ricordo di quella bellissima circostanza abbiamo inteso dedicare il giorno dell'orgoglio castellese al 9 maggio al cavaliere Peduto, così ricordandolo, affinché di quella traccia se ne conservi il ricordo e soprattutto si prosegua un cammino di riconoscimento dei meriti dei nostri concittadini nel solco di quelle che sono state le migliori esperienze che questa comunità ha vissuto attraverso i suoi figli. Ecco, sindaco, non solo quindi orgoglio che va al di là del nostro territorio, ma oggi abbiamo anche la premiazione del primo torneo dedicato a San Giovanni Battista, patrono di Castel San Lorenzo. Ecco, premieremo anche i più piccoli, quindi orgoglio proprio territoriale. Sì, anche questa è stata una circostanza che abbiamo voluto fortemente inserire in questo contesto, proprio per dare attraverso i nostri giovani una continuità in un percorso di crescita che la comunità vuole fare e lo vuole fare avendo di riferimento lo sport, che significa sinonimo di passione, impegno, disciplina, e dei risultati che con la premiazione ai nostri figli illustri la disciplina appunto può far tendere questi nostri ragazzi. È una bella circostanza, è un giorno di festa. Castel San Lorenzo ha risposto come ci aspettavamo, raccogliendo l'invito e la passione con cui gli uomini si realizzano nella loro vita, e è un giorno di festa molto bello. Questa bellissima giornata per il comune di Castel San Lorenzo, per le cime di Magnate e Corso d'Orgoglio Castellese, è un'occasione non solo per i vincitori del premio, quindi di ricevere questo riconoscimento a livello territoriale, ma anche per i bambini che frequentano la scuola calcio, che oggi verranno premiati dopo la prima edizione del torneo San Giovanni Battista. Bene, subito do la parola al colonnello Giovanni Burti, proprio perché il premio, lo ricordiamo, il 9 maggio ricade con una ricorrenza speciale, soprattutto per l'associazione Combattenti Aerei. Prego, colonnello. L'associazione è felice di partecipare a questa manifestazione, signor sindaco, perché l'orgoglio fa parte di tutti noi, e noi che siamo la sezione, quindi sono il quale presidente dell'associazione nazionale qui a Castel San Lorenzo, noi ci sentiamo vicini veramente a questa circostanza, a questa cerimonia, perché tutto ciò che può risaltare e portare avanti i valori forti del nostro paese, della nostra società, fanno parte dei valori che contraddistinguono l'associazione. E cominciamo con la categoria 2008-2009, premi calci. A premiare sarà l'amministrazione, un delegato dell'amministrazione comunale. Vi raccomando, il vostro calore per questi piccoli bambini è molto importante. Loro riceveranno un medaglia come simbolo della giornata dell'anno trascorso. E come ricordava il sindaco prima del suo contributo video, lo sport è una delle discipline che aiuta a riconoscere appunto le attività comportamentali, e lo sport è molto importante. Adesso primi calci vengono qui di fronte a noi per una foto di rito, venite piccoli. Un altro applauso sui emozionati. Ecco qui, la categoria
E adesso passiamo alla categoria 2006-2007, i Pulcini. I consiglieri delegati dell'amministrazione comunale Dionisio Mastico e Arcangelo Brevia. Salite sul palco appena avete ricevuto la medaglia, così poi fate la foto di rito. Ed ecco a voi la categoria Pulci. E adesso la categoria 2004-2005, gli esordienti. Affermati dal Presidente del Consiglio Comunale e dell'Assessore. Cosimo, Fabiano, forza, vai, vai, Cosimo, vieni. Premio 9 maggio Orgoglio Castellese e oggi l'intervento del professor Cosimo Guazzo, autore del libro Incontri con la storia, biografia del cavaliere Luigi Peduto. Professore, orgoglio anche per lei perché oggi presenta al pubblico il suo libro. Questo è un secondo libro che ho fatto. Io ne ho scritto uno sul turismo, parlando del Cilento, e questo è un libro sulla storia. Faceva parte di un pacchetto del Centro Educazione Ambientale. Oggi parliamo della storia e si stanno creando una serie di concause. Innanzitutto voglio esprimere un grosso ringraziamento all'amministrazione comunale perché con intelligenza ha gestito, diciamo, questa operazione, quindi creando un regolamento e cercando di dare lustro al paese. Vengono premiati due personaggi di Castello che hanno dato lustro al paese. Io sono particolarmente contento anche perché su questa biografia di Luigi Peduto io ci ho investito da anni. Le vicende eroiche, solidaristiche del maresciallo Peduto hanno fatto di tutto per far sì che divenga un orgoglio castellese. Il 9 maggio è la data in cui a Kiev fu scoperto la statua del cavaliere Peduto ed il 30 aprile questa stessa statua è stata trasferita, diciamo, a Castel San Lorenzo ed è stata fatta una iniziativa pur abbastanza impegnativa dove la stessa Ucraina con tutte le autorità sono intervenute in quella circostanza ed è una cosa che dà merito a tutte le gesta del maresciallo Peduto e innanzitutto al paese. Io nel libro, per la verità, ho parlato di Luigi Peduto però dando centralità al paese, dando centralità a tutte le vicende legate al territorio, alle iniziative, ad una cultura che adesso praticamente non c'è più. Per esempio la cultura della piazza che adesso non c'è più, tante vicende umane che hanno visto questo paese protagonista anche a livello territoriale. Le cose oggi probabilmente stanno cambiando, abbiamo la necessità di recuperare come paese un'identità più forte. Ecco che questa iniziativa oggi, che è la prima, debba essere un inizio di un percorso dove l'orgoglio castellese venga al primo piano. Siamo con uno dei vincitori del premio 9 maggio Orgoglio Castellese, il dottor Gian Giuseppe Peduto. Dottor Peduto, un grande orgoglio per la sua comunità che le ha dato, ecco, l'onore di nascere in questo piccolo borgo. Che cosa prova in questo momento? Beh, innanzitutto provo una grande emozione perché
Non ho vissuto moltissimo a Castel San Lorenzo, anche se ormai sono quasi 20 anni che dirigo il reparto di radiologia dell'ospedale di Rocca d'Aspide, ed è naturalmente con grande piacere e con grande emozione, perché rivedo gli amici d'infanzia, rivedo la gente del mio paese a cui naturalmente sono molto affezionato, perché qui ho passato la mia infanzia e qui ritrovo quelli che sono gli affetti antichi. Ecco, che cosa la lega a questa città oltre ai ricordi d'infanzia? Ma questa città mi lega una sensazione di appartenenza, una sensazione di affetto per la gente, mi lega tutto. Io ho casa qui, ho la mia campagna dove andavo quando ero piccolo, insomma sono tantissime le cose che mi danno emozioni e che mi fanno considerare di Castel San Lorenzo. Premio 9 maggio Orgoglio Castellese, ecco l'altro vincitore del premio, il maestro Massimo Venturiello. Maestro, un orgoglio per il paese che le ha dato la sua nascita e in più un orgoglio perché si rincontra un po' tutti i vecchi parenti. Ecco, quale sentimento sta provando in questo momento? Non è facile esprimere il sentimento perché si mischiano tante sensazioni. Davvero per me questo paese ha un'importanza unica. E sono nato a Rocca d'Aspide, mio padre però era qui di Castello e sono sempre un po' a metà tra Rocca e Castello, e ho amato per motivi diversi entrambi. Diciamo che questo è il luogo per me della festa originaria. Castel San Lorenzo con San Cosma e Damiano è stato l'imprinting che ha dato anche probabilmente vita alle mie scelte lavorative e non solo. Insomma, sono molto contento e onorato di questo premio. Certo, un po' di... insomma, non è facile essere definito l'orgoglio di qualcosa, di qualcuno, è una responsabilità, spero di meritarmela. All'unanimità abbiamo deciso di premiare un uomo del mondo dello spettacolo, un altro del mondo della scienza. La scelta è caduta su due personaggi, secondo noi importanti. Parliamo del mondo di spettacolo, Massimo Venturiello, e ringraziamo di essere qui. Commissione permanente, premio 9 maggio, eccellenza castellese, prima edizione, premio 9 maggio, orgoglio castellese, assegnato al maestro Massimo Venturiello, per le seguenti motivazioni. Massimo Venturiello, noto in campo nazionale per le sue abilità di attore, regista, doppiatore, non ha mai dimenticato Castel San Lorenzo, suo paese d'origine, dove spesso ritorna per salutare parenti ed amici e trascorrere momenti di serenità ed accogliente umanità, lontano dalla pagante e dalla paradisia romana. Amore per il paese che ha fatto rivivere molte sue costruzioni poetiche, tra cui la canzone Il Terzo Fuorista, ove ha rievocato con grande tenerezza i suoi ricordi della festa di Santi Cosme e Damiano, mostrando al contempo uno spaccato religioso, sociale e culturale del proprio paese che ha attestato nei castellesi, suggestione di grande emotività e commozione. Sembrano pochi, ma sono
giorno col sole, con queste candele che si portavano sulla testa con la cera, si consumavano i capelli delle contadine, zia Mina, mi ricordo ancora i suoi capelli che si sporcavano di questa cera, l'odore del sugo che si stava nella dei camini delle case per il pranzo imminente, tutta una serie di cose che appartengono a un mondo che non c'è più, ma che è per me il Castel San Lorenzo, il mio profondo. Dicevo, è stato un imprinte, anche un input anche per il mio lavoro, perché ho sempre desiderato un lavoro in teatro che fosse un lavoro evento, festoso, fatto da molti attori, un po' controcorrente oggi, viste le problematiche economiche, si cerca di fare spettacoli con pochi attori, però il mio desiderio è stato sempre quello. Quindi, in questo senso, quest'anima è stata fondamentale dentro di me, quest'anima castellese. E ripeto, pur essendo di Roccadaspide, ho questa matrice paterna molto forte, che ha rappresentato anche una mia caratteristica, una mia unicità, la personalità di un essere umano, no? È quella. La mia personalità è proprio è qui. E per cui, certo, ricevere un premio intitolato Orgoglio Castellese è un po' impegnativo, perché insomma c'è l'orgoglio di qualcuno, è una bella responsabilità, stavo meglio prima di 12 anni, nel senso che ora devo comportarmi bene, devo fare onore, e quel poco che ho fatto spero sia sempre meno di quanto riuscirò a fare da adesso in poi, per giustificare l'amore che mi avete dimostrato, di cui vi sono molto grato. Grazie. Veramente c'è, perché sicuramente va
ieri